Buon pomeriggio a tutti, vi facciamo lavorare anche di sabato, ma come avete visto anche noi lavoriamo di sabato, non ci fermiamo mai. Abbiamo terminato il Consiglio dei Ministri fissato per quest'oggi. All'ordine del giorno c'erano due punti. Uno è il decreto fiscale, la rilettura del decreto fiscale, e il secondo punto l'esame della lettera che ci è arrivata dai commissari europei e alla quale dovremo rispondere entro lunedì alle ore 12. Per quanto riguarda il primo punto, l'avevo già preannunciato, sapete che mi ero riservato personalmente una rilettura dell'articolato per verificare quelle perplessità, quei dubbi di natura tecnica che si erano posti, e avevo rifissato questo Consiglio dei Ministri che nella pienezza delle sue funzioni, se del caso, poteva riservarsi anche interventi più sostanziosi nell'ipotesi in cui si fossero prefigurati dubbi anche di natura politica. Abbiamo lavorato quindi, abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva, che quindi risulterà deliberato sia nel Consiglio Ministri nella riunione pregressa e sia nella riunione di oggi, recherà due date, come è più corretto fare. Abbiamo raggiunto un pieno accordo. Abbiamo anche discusso, ma non perché ci fossero chissà quali perplessità, ma perché proprio dal punto di vista tecnico la formulazione risultava abbastanza complicata in qualche passaggio. Sta di fatto che viene ribadita quella che erano le coordinate originarie, cioè questa dichiarazione integrativa è possibile e riguarderà il 30% in più ad integrazione di quanto già dichiarato, col tetto massimo di 100.000 euro per ciascun anno d'imposta. In più abbiamo precisato che, a scanso di equivoci, nessuno mai si era fatto latore di questa premura, ma l'abbiamo chiarito, che non riguarderà attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, quindi non ci interessa offrire scudi di sorta per capitali che si sono generati all'estero. E ancora, a scanso di equivoci, abbiamo anche valutato che tutto sommato poteva prestarsi a equivoci l'inserimento di qualche causa di non punibilità che, pur contenuta, avrebbe da un lato consentito stimolare alla dichiarazione integrativa i contribuenti interessati, però dall'altra avrebbe dato un segnale di fraintendimento, quindi non contiene nessuna causa di punibilità. Una volta operato una più chiara formulazione di questo famoso, ormai famigerato, articolo 9, abbiamo anche concordato che nella formulazione attuale probabilmente non consente la piena attuazione di tutte le previsioni del programma di governo, del contratto di governo, e allora c'è un accordo politico per cui in sede di conversione di questo decreto legge noi troveremo una formulazione tecnica adeguata per offrire una definizione agevolata a tutti i contribuenti che versano in situazioni di oggettiva difficoltà economica. Ripeto, questo è proprio nel contratto di governo. Ci siamo resi conto che, dopo avere definito l'articolo 9 nella formulazione attuale, nella sostanza è un ravvedimento operoso, consentiremo delle dichiarazioni tardive, forse quello che rimane scoperto rispetto alle promesse offerte agli elettori è venire incontro con una definizione agevolata a coloro che versano in situazioni specifiche, oggettive, di grave, comprovata situazione di difficoltà economica. Ma su questo ci riserviamo un ulteriore intervento, perché per noi la coerenza con le premesse adottate è importantissima. Per quanto riguarda l'ulteriore tema all'ordine del giorno dell'esame della lettera, ovviamente io ho riferito anche di quelle che sono state le interlocuzioni sin qui avvenute a livello di vertice europeo e all'atere a seguito degli incontri bilaterali che ha avuto con la Merkel, con Macron. Per quanto riguarda Macron, ci tengo a precisare, qualcuno ha parlato di 5 minuti, siamo stati 40 minuti non in piedi davanti a un bar, ma comodamente seduti nel salottino del bar. E poi anche abbiamo con Rutte, l'olandese Rutte, oltre ad altri incontri, ho parlato più volte con Jean-Claude Juncker, il Presidente della Commissione. All'esito di questi incontri ho riferito il clima
che abbiamo in Europa, c'è un clima ovviamente di dialogo, di disponibilità al dialogo, e noi abbiamo ribadito questa disponibilità al dialogo costruttivo perché riconosciamo il ruolo, la funzione delle istituzioni europee, siamo comodamente collocati in Europa e quindi riconosciamo quali sono i nostri interlocutori nella settimana che inizierà e nelle settimane e nei mesi a venire. Lascio la parola adesso anche ai miei vicepresidenti. Matteo. Grazie. Sì, finalmente si chiudono due o tre giorni surreali. Nessuno aveva intenzione di scudare, condonare, regalare. Però non tutto il male viene per nuocere, perché c'è l'accordo per recuperare l'unica cosa che c'era nel contratto di governo e che per tempi tecnici, lungaggini, problemi vari ed eventuali non aveva trovato spazio nel decreto fiscale, ovvero sia il saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia, che è quello su cui ci eravamo impegnati, che è quello che c'è da contratto per le persone che versano in difficoltà economiche, non solo eliminando sanzioni e interessi, ma anche intervenendo sul capitale. E quindi, al di là di tutte le fattispecie, di chi ha un contenzioso, può chiudere il contenzioso scontando l'ammontare definitivo, chiudiamo questa settimana, per quello che mi riguarda, con serenità, fiducia, compattezza e con l'impegno, e qua ci sono uomini di parola, tre uomini di parola, che in sede di conversione del decreto troverà spazio quello che c'è nel contratto di governo e che c'è nel programma della Lega, che è il saldo e stralcio di qualche milione di cartelle esattoriali di Equitalia, di chi si trova in difficoltà economica, ovviamente ben specificata e parametrata. Ribadisco a futura memoria che questo e ogni altro intervento riguardano coloro che hanno fatto dichiarazione dei redditi. Ribadisco, saldo e stralcio, pace fiscale italiani Equitalia, che riguarda solo donne, uomini, società che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, ma che per questa o quella difficoltà si è rotta la gamba, c'è stata la separazione, si è rotto il furgoncino, la crisi economica, il figlio è sparito e è espatriato all'estero, non sono riusciti a saldare tutto quello che avrebbero dovuto. Sono alcuni milioni di italiani ostaggio di Equitalia che noi vogliamo riportare a nuova vita. Quindi le polemiche di questi giorni probabilmente hanno portato, invece che a un passo indietro, a un passo in avanti, e quindi è stato un po' faticoso, però tutto è bene quello che finisce bene. Grazie a tutti per essere qui. Velocemente, sono molto contento del fatto che potenziamo lo strumento di saldo e stralcio per tutte le cartelle esattoriali di Equitalia delle persone in difficoltà. Con il decreto fiscale così formulato, e quindi ribadendo all'unisono in Consiglio dei Ministri, all'unanimità, che non c'è nessuna volontà né di favorire capitali all'estero, né di creare esimenti penali, si crea lo Stato amico dei più deboli. Nasce oggi, grazie a questo decreto fiscale, a questo processo di pacificazione, uno Stato amico che aiuterà la parte più debole dei contribuenti e che finalmente si sostituirà ad uno Stato invece nemico che in tutti questi anni ha distrutto la vita di imprenditori, commercianti e risparmiatori. Credo che sia stato un pomeriggio di lavoro proficuo, anche sul tema della lettera che dobbiamo inviare la prossima settimana a Bruxelles, in cui abbiamo ribadito quali sono le nostre posizioni. Quindi è stato un sabato pomeriggio ben speso e che ci permette di fare anche un passo avanti sempre per gli italiani e mai per noi stessi. Partiamo con le domande. Sì, esatto. Aspettiamo le domande. Buonasera a tutti. La domanda è per il Presidente Conte. A proposito, intanto mi presento, Elisa Saltarelli di primapagina.tv, informazione parlamentare. La domanda è per il Premier. In merito alla lettera dell'Unione Europea che Moscovici ha avuto l'accortezza di portare di persona. Insomma, una lettera che demoliva un po' questa manovra, anche se si continua a parlare di margini di trattabilità. Presidente Conte, ieri, prima di tornare a Roma, in un punto stampa ha detto una cosa ben precisa, che la deviazione
La deviazione a cui fa riferimento Moscovici e a cui fa riferimento la Commissione dell'Unione Europea, che definisce molto, molto grave per i numeri. Lei parla di una deviazione dello 0,4 e non dell'1,5. Potrebbe essere più preciso su questi numeri, cortesemente? Grazie. Allora, io mi riferivo al deficit PIL, al rapporto deficit PIL, e volevo invitarvi a considerare che rispetto al trend noi abbiamo già una revisione dallo 0,8 preventivato, ci ritroviamo già in una situazione di 1,2. A questo 1,2, se aggiungiamo le clausole di salvaguardia all'incirca 1,07, noi arriviamo intorno al 2, quindi siamo arrivati al 2,4. Come dire, io non ho mai fatto polemica, attenzione, con i governi precedenti, però dico che la situazione oggettiva che ereditiamo è già in questi termini, perché sennò sembra che noi siamo balzati al 2,4 con una manovra assolutamente arrischiata e avventata. Invece non è così, ecco, se andiamo a vedere esattamente i termini della manovra. La verità è che l'abbiamo detto più volte, è che puntiamo sugli investimenti. Investimenti che peraltro non stiamo qui declamando, auspicando in modo fideistico, ma sono supportati da una serie di riforme strutturali che abbiamo indicate, che consentiranno, riteniamo ragionalmente davvero, al Paese di raggiungere questo obiettivo di crescita. E ovviamente una crescita sociale coniugata alle misure che assicurino stabilità sociale e assicurino giustizia sociale. Da questo punto di vista il nostro atteggiamento, ma anzi qui voglio lasciare la parola anche ai vicepresidenti su questo punto, perché la sua domanda si, come dire, suscita e stimola a una risposta collettiva. La nostra posizione è che siamo in Europa, siamo molto comodi in Europa perché riconosciamo l'ordinamento eurounitario. Delle volte c'è una polemica, una dialettica, vogliamo assolutamente esercitare quelle che sono le prerogative di uno Stato, del nostro Stato, per quanto riguarda l'indirizzo di politica economica, ma riconosciamo le istituzioni europee come nostri interlocutori. Ci sederemo a un tavolo, è questo che scriveremo, per un dialogo leale, un confronto costruttivo e sereno. Ma qui dite, voglio che anche loro dicano una parola, semplicemente perché è un discorso che ci coinvolge tutti in modo compatto, come abbiamo appena deliberato nel Consiglio dei Ministri. Non c'è e non ci sarà nessun proposito di uscire dall'Unione o di uscire dal sistema della moneta unica. Stiamo bene in questo continente le cui regole vogliamo modificare. Non c'è nessun problema, tranne che al confine con la Francia, ma mando le macchine alla Polizia di Stato e lì la risolviamo in altra maniera. Ci tenevo a dire, anche per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, che finché resterò capo politico del Movimento 5 Stelle e finché si porterà avanti questo governo, non c'è nessuna volontà da parte nostra né di lasciare la zona euro né di lasciare l'Unione Europea, anzi. I prossimi 7-8 mesi saranno molto importanti perché da tutti i popoli europei arriveranno istanze di cambiamento delle istituzioni, di cambiamento delle regole per quanto riguarda anche il funzionamento delle istituzioni europee, che starà nei programmi e decideranno i cittadini con le prossime elezioni europee. Ma dirò ancora di più, noi riconosciamo le istituzioni europee, ci siederemo al tavolo per discutere le ragioni di questa nostra manovra e le ragioni delle misure che abbiamo messo in questa legge di bilancio e che vogliamo portare fino in fondo perché sono molto importanti per il popolo italiano. Salve, Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Volevo capire se il deficit che avete fissato, 2,4, 2,1 e 1,8, resta su quelle cifre per il triennio. Volevo capire, quando lei parla di insistere sugli investimenti e quindi spiegare, dialogare, confrontarsi con l'Unione Europea, significa che siete disponibili a ritoccare la manovra su quel fronte e in quale direzione? Cioè, dov'è che, se non ritoccate le stime sul deficit, dov'è che interverrete per andare eventualmente incontro ai rilievi sollevati da Bruxelles? E poi volevo sapere
Una cosa a proposito di quello che ha detto Moody's: lunedì aspettiamo la reazione dei mercati al declassamento. E Moody's scrive che uno dei punti di forza dell'Italia è il risparmio privato, lo ha sottolineato anche il vicepresidente Di Maio. Dice anche però che il risparmio privato, cioè la ricchezza delle famiglie, potrebbe essere una fonte di finanziamento del governo in caso di futuri shock. Prevedete il ricorso a eventuali patrimoniali? Guardi, da questo punto di vista noi in questo momento credo che la cosa più importante sia spiegare ai nostri interlocutori europei come e perché abbiamo impostato questa manovra. Tant'è che io stesso, parlando col Presidente Juncker, siamo rimasti intesi che lo raggiungerò nelle prossime settimane per incontrarlo, dopo già le interlocuzioni che avvengono a livello di ministro economico e commissari competenti, poi lo incontrerò anch'io, perché vogliamo a tutti i livelli. Abbiamo ricevuto anche molta attenzione, quando io ho fatto degli incontri bilaterali anche con i leader europei, c'è molta attenzione, io ho delineato una prospettiva molto ambiziosa, stiamo anche, e forse modesta, ma è la realtà, stiamo varando il piano di riforme strutturali più importante che sia stato mai adottato in Italia. Siamo già partiti dall'anticorruzione in poi, semplificazione fiscale, via discorrendo, noi riformeremo tutto, codice civile, codice degli appalti, semplificazione burocratica e via discorrendo. Addirittura questi provvedimenti nell'arco di qualche settimana stanno tutti uscendo, ci stiamo lavorando da mesi, direi proprio dall'inizio di questa esperienza di governo. Riteniamo che siano queste le misure che servano di più al nostro Paese. Non sono io che lo dico, sono stime scientifiche assolutamente accreditate, parlano di un incremento del PIL solo da queste riforme strutturali. Alcune sono a costo zero, invarianza finanziaria, dallo 0,5 all'1,2-1,3% di PIL in più che darebbero. Detto questo, sicuramente dobbiamo confrontarci con gli organi della Commissione per quanto riguarda le previsioni della crescita del PIL. Le loro sono più basse, le nostre sono più alte, quindi dobbiamo spiegare perché e per come noi siamo convinti di non aver gonfiato i nostri numeri. Da qui ne nasce evidentemente un'interlocuzione, ci siederemo intorno a un tavolo, vedremo anche le loro osservazioni, le discuteremo. In questo momento, certo, se avessimo fatto una manovra azzardata, una manovra rischiata, non meditata, di fronte alla prima obiezione avremmo dovuto dire ci avete ragione, ma qui non è questione di aver ragione, innanzitutto è capire, comprendere i contenuti della manovra e interloquire. E ovviamente non ci sarà nessuna patrimoniale. Assolutamente. Ah, scusi, ecco. Non c'è nessuna volontà patrimoniale. Mi era sfuggita la domanda. Sì, buongiorno, buonasera. Soltanto per chiarire, perché il Vice Premier ha parlato di una pace fiscale che riguarderà soltanto il dichiarato, il cosiddetto bianco. Invece il Premier ha parlato anche di una dichiarazione integrativa che quindi rimarrà. Quindi resta la parte per quanto riguarda gli evasori e il nero, oltre alla pace fiscale. E quella parte lì, cioè avete capito chi... La famosa manina, chi è stato ad aver aggiunto quella parte? No, scusate, su quella manina, essendo io Presidente del Consiglio, come dire, garante anche del regolare svolgimento delle sue del Consiglio dei Ministri, ci tengo a intervenire. Il discorso è che, e vi ho spiegato nei dettagli, credo che sia stato fatto per la prima volta, noi siamo il governo non solo del cambiamento, ma anche della trasparenza. Vi ho detto come si è svolto il Consiglio dei Ministri, vi ho detto che è stato raggiunto un accordo politico in zona Cesarini, poco prima di entrare al Consiglio dei Ministri. È successo sempre in passato, addirittura che si entrasse e a termine del Consiglio dei Ministri, dopo la deliberazione, non ci fosse neppure un testo scritto normativo. Questa volta sull'articolo 9, che non era presente nell'articolato originario con cui siamo entrati in Consiglio dei Ministri, ma è stato redatto nel corso di svolgimento del Consiglio dei Ministri, cosa è successo? Mi è stato portato questo foglio con l'articolo 9. Ovviamente, se io vi faccio leggere una norma anche a un commercialista, a un avvocato molto esperto, se legge una norma di natura fiscale sono molto complesse, con tanti rimandi, quindi
il fatto di averlo io, ho preferito io stesso, piuttosto che leggerlo parola per parola, che non avremmo certo risolto il problema della chiarezza del risultato, ho preferito riassumere i termini dell'accordo politico che sul punto della dichiarazione integrativa, e quindi dell'articolo 9, avevamo raggiunto, riservandoci poi di valutare se la formulazione tecnica che mi era stata portata in diretta nel corso del Consiglio dei Ministri riuscisse ad attuare esattamente l'accordo politico raggiunto. Il problema è nato perché dopo averla letta, quando siamo andati a verificare eccetera, ma questo è normale che accada, abbiamo visto che non, dal punto di vista tecnico, non rispecchiava. Quindi c'è stato questo passaggio che ha richiesto un'ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ma guardi, errore, noi ancora oggi, ci tengo a precisarlo, se parlate con qualcuno che ha una competenza specifica, noi ancora oggi la formulazione definita, ultradefinita, cioè il Consiglio dei Ministri, nasce il dubbio interpretativo, la formulazione tecnica, non potete pensare che, voglio dire, uno scrive una norma, ecco, a prima lettura è tutto chiaro. Veramente la traduzione in termini tecnici è complessa, tant'è vero, e l'ho detto, che quando si approvano e si deliberano, spesso i testi vengono rimbalzati, vanno poi al Ministero, al MEF, alla bollinatura, al Quirinale, ritornano da noi. Il mio stesso ufficio, che si chiama DAGL, per gli affari giuridici, spesso in queste interlocuzioni si interviene, spesso è un drafting per rendere più perspicua la formulazione, ma spesso ci si accorge che si presta a una interpretazione non voluta. Quindi veramente è un fatto molto tecnico da questo punto di vista. Io non segno e dimentico, la prima parte era? Cioè, quindi rimane la parte di nero oltre al dichiarato. Allora, guardi, diciamo che l'articolo 9 introduce una modesta modalità di definizione agevolata rispetto ad altre che sono state fatte storicamente, eccetera. È tecnicamente un ravvedimento operoso perché si consente a chi non ha dichiarato entro il 30%, il limite del 100%, ma ha una dichiarazione fatta, eccetera, di recuperare una somma che non era stata dichiarata, un imponibile che non era stato dichiarato, integrativo. Io vado a parlare mia figlia, se no Salvatore Culisano, Piazza Pulita, la 7. La prima cosa che volevo chiedere, riguardo, riprendendo il discorso che stiamo dicendo adesso, un chiarimento. Questa diciamo, dichiarazione integrativa del 30% rimane fino al limite dei 100.000 euro per tetto, cioè per anno d'imposta, come ha detto il Presidente del Consiglio, e quindi per 5 anni, quindi il limite diventa 500.000 euro, e anche per tassa, quindi si arriva fino a 2.500.000 euro per contribuente, oppure rimane solo 500.000 come tetto massimo? E poi la seconda domanda era, dopo questo, diciamo, problema che c'è stato sulle procedure in Consiglio dei Ministri, cambierà qualcosa in futuro per i prossimi Consigli dei Ministri, o è già cambiato da oggi, visto che è durato anche più del previsto il CDM? Io aggiungo soltanto una cosa, Presidente. Semplicemente la dichiarazione integrativa esiste già nel nostro ordinamento, cioè ricordiamoci che la dichiarazione integrativa c'è già. L'unica cosa che noi facciamo è metterle un tetto a 100.000 euro di imponibile su base annua, quindi questa è la stima, non più del 30% di quello che hai già dichiarato, e ci paghi il 20%. Questo è il principio generale. La norma è quella che si è letta in bozza, soltanto precisando su base annua. Ovviamente questa dichiarazione integrativa non è niente, voglio ribadirlo, noi stiamo facendo funzionare meglio la dichiarazione integrativa che esisteva già nell'ordinamento. Lo dico anche per rispondere a chi chiedeva anche al Ministro Salvini la questione del nero. 100.000 euro, abbiamo detto 100.000 euro di imponibile. 100.000 euro di imponibile. Ma per imposta? No, no. Singola imposta? No, non per singola imposta, è l'imponibile. 100.000 euro è l'imponibile. Poi è chiaro che... Se tu fai emergere 100.000 euro, c'hai l'IVA, c'hai l'IRAP e c'hai l'IRP, evidentemente. Sì, certo. Sì. Massimo di 5 anni, qui sei al massimo 500.000. Sì, diciamo... Il Consiglio dei Ministri? Il Consiglio dei Ministri, per carità, non è che li dobbiamo rivedere, perché può capitare che si arriva in zona Cesarini, si rivede un testo. Chiaramente è auspicabile che
si abbia più tempo per esaminare i testi normativi in bozza e ci sia tutto il tempo. Diciamo che noi lavoriamo e lavoriamo tanto, questo è successo perché produciamo tantissimo e siamo costantemente versati a realizzare le promesse che vogliamo e a raggiungere gli obiettivi, ma sicuramente è auspicabile che i testi arrivino per tempo e ci siano passaggi. Comunque direi che, guardi, è inevitabile, non vorrei adesso entrare nel merito di altri di altre esperienze passate, ma è successo che si approvava norme completamente in bianco e poi si definivano, ecco. Come? Sì, la domanda è flash. Sono Francesco Saita della DN Cronos, agenzia di stampa. Cambio leggermente argomento. Sugli 81 emendamenti al decreto immigrazione e sicurezza, vi siete parlati? Avete trovato una soluzione? La troveremo anche adesso, l'unica cosa è che negli ultimi giorni è stato un po' difficile parlarci, ma nei prossimi giorni troveremo un accordo. Adesso io dovrei andare a Italia 5 Stelle, saluto tutti quelli che ci stanno guardando e vi ringrazio. Grazie davvero. Foto. Una foto. C'è una foto. Gioia, Letizia. Yeah. Ecco. Evviva! Grazie. Buon lavoro.